Capitolo 8. La notte prima della partenza. Ho portato sulle valigie. Hai già pensato a cosa portare? Non ci ho ancora pensato. Ho passato metà della giornata a pensare a cosa dire al lavoro. Alla fine ho lasciato un post-it sulla scrivania. Il capo se n'era già andato. Speriamo che la signora delle pulizie non lo butti. Sarebbe il colmo. Sono rimasto fino a tardi a causa di quel dannato foglietto giallo. Ah, un foglietto ben scritto. Non mi prendere in giro. Ma che fai? Vieni sotto le coperte. Devo dirti una cosa. Dai, altrimenti ci sentiranno tutti. Le pareti in questa casa sono sottili come foglie. Allora, cosa ha da dirmi la mia cerviattina? Ho preso due pacchi di fazzoletti per il tuo naso che cola sempre. Grazie, amore mio. Tutto qui? A volte immagino. Se tu non ci fossi, non che lo voglia. Dai, non fare quella faccia. Arriva il tenero adesso. Cento di queste evacuazioni, allora. Nonna, svegliati. Ma cosa? Nonna, posso dormire con te stanotte? Ah, sei tu, piccolo mio. Cos'è successo? Hai fatto un brutto sogno? Sì. Dai, vieni qui sotto le coperte. Stiamo insieme stanotte. Ho un'idea. Che ne dici se, per calmarci un po', continuiamo a raccontare la nostra storia? Va bene. Ti ricordi dove eravamo arrivati? Bernie aveva scoperto che doveva partire presto, però pensare ai suoi amici animali non lo faceva sentire solo. Oh, perfetto. Siamo pronti? Sì, nonna. Allora, Bernie si fece coraggio. L'idea di andarsene non lo rendeva felice, ma allo stesso tempo pensare alle incredibili sorprese che lo aspettavano lo elettrizzava. E gli faceva male. Cosa? L'elettricità gli faceva male. No. Lo elettrizzava significa che era eccitato, contento in un certo senso. Ok. Il giorno lo trascorse come sempre,
coltivando l'orticello, pulendo casa, sedendo all'aria aperta ad ascoltare il vento. Non sentiva più i versi degli animali. In un certo senso, il bosco sembrava silenzioso, ma lui volle comunque rimanere in ascolto. Dopo cena, sistemò la sua casetta come se, in fondo, sperasse un giorno di ritornarci. E poi andò in camera sua. Doveva preparare il suo zaino. Ma andava a scuola, Bernie? No, però prima di partire si prepara sempre lo zaino. Ci si mettono dentro le cose che vogliamo portare o quelle che pensiamo potranno servirci. Pure, come in questo caso, quelle a cui proprio non si può rinunciare. Ma cosa mise nello zaino? Ti va di farlo insieme? Sì, nonna. Va bene, allora Bernie si mise in camera sua e cominciò a mettere cose nella borsa. Iniziò da... tutti i suoi vestiti. Così che qualsiasi tempo avrebbe incontrato, avrebbe saputo come vestirsi. Poi? Tutti i suoi giocattoli. Va benissimo. Così avrebbe potuto divertirsi ovunque sarebbe arrivato. E poi mise la coperta che aveva usato la sua mamma quando lui era piccolo. Rossa come la tua? Sì. Perfetto. Così non avrebbe mai avuto freddo. E prese anche tutte le fotografie e anche il libro delle storie, quelle che gli raccontava la sua nonna. Così non si sarebbe mai sentito solo, nemmeno prima di addormentarsi. Altro? Sì, prese una bussola per non perdersi mai e gli scarponi del suo papà, quelli che usava per andare in montagna. Oh, benissimo. Direi che aveva preso tutto, no? Sì. Bernie, spingendo e tirando, riuscì a chiudere lo zaino. Era davvero molto pieno. Provò allora a sollevarlo e si accorse che era molto, molto pesante. Forse troppo, pensò. Provò allora a metterselo sulle spalle, per provare a fare due passi nel giardino, giusto per capire se sarebbe riuscito a camminare. Ma arrivato alla porta, si accorse che lo zaino era davvero troppo grosso, tanto che non riusciva neanche a passare. Ma come? E allora cosa fece Bernie? Ritornò in camera, sospirando per la fatica, si sedette sul letto e pensò che doveva togliere qualcosa. Così proprio non andava bene. Ma cosa togliere? Forse aveva preso troppi vestiti. Lo dici sempre tu che ne bastano pochi da tenere lavati e rammendati. Direi che va benissimo. Però lo zaino era ancora troppo pieno. E allora potrebbe lasciare giù gli scarponi del suo papà, perché lui aveva anche le sue scarpe, non gli servivano. E quando tolse gli scarponi dallo zaino, si accorse che la montagna e tutti i suoi sentieri entrarono nel suo cuore e non se ne sarebbero più andati. Allora tolse anche la coperta. In quel momento, il calore degli abbracci della sua mamma entrarono nel suo cuore. E la bussola, perché lui non sapeva dove andare, non gli serviva. E la gioia dell'avventura e della scoperta entrarono nel suo cuore, scaldandolo. E poi tolse anche tutti i suoi giocattoli, perché tanto Bernie era grande ormai, nonna. E quando li posò sul pavimento, nel suo cuore entrarono come mille farfalle tutti i ricordi di quando era piccolo. Potrebbe bastare? Anche il libro, perché quello dopo tutto le conosceva a memoria le storie della sua nonna, le poteva lasciare giù. Posando il libro della nonna sul comodino, sentì che tutti i racconti entrarono nel suo cuore e li avrebbe raccontati a chiunque avrebbe incontrato. Anche le fotografie potrebbe toglierle. Sì, a malincuore Bernie tolse dallo zaino anche tutte le sue fotografie. Ma facendolo, si rese conto che qualcosa di meraviglioso accadeva in lui. Ognuno di quei sorrisi entrava nel suo cuore, trasformandolo in una casa piena di allegria. Ora, il nostro gnomo aveva davvero tolto quasi tutto. Lo zaino era piccolo e leggero, ma il suo cuore grande e pieno di colori. Posò lo zaino ai piedi del letto e si preparò a dormire.
Rimase un po' ad ascoltare i rumori della notte, perché non tutti i suoi amici animali erano già partiti e il vento continuava a cantare tra gli alberi. Mentre si addormentava, però, qualcosa lo colpì. Era come se sentisse, mescolato e nascosto dagli altri rumori, un suono strano, nuovo, che non aveva mai sentito. Era come una specie di musica, profonda e lontana. Non gli fece paura, ma anzi sorrise, pensando sarebbe stato un augurio per la sua partenza. Sai, nonna, anche io oggi ho sentito... Buonanotte, piccolo mio. Domani sarà un giorno difficile, ma tu fa sogni meravigliosi perché saranno i sogni di tutti noi.